Sindaco Melucci, penso che la misura sia davvero colma, al di là delle belle parole, delle dichiarazioni di intenti, cantiere Taranto e quant'altro, che sono pure strumenti utili, però di fatto qui gli sforamenti imperversano e di qui la sua ordinanza. Però io sarei stato forse più incisivo, l'avrei chiusa subito. Ma guardate, le ordinanze si fondano su un potere che non è illimitato, è molto stretto in alcune norme precise del testo unico degli enti locali, in particolare quelle che dettano l'urgenza e la contingibilità di un fatto. E quindi come autorità sanitaria il sindaco interviene per frenare questa urgenza e questa contingibilità. È evidente che poi siamo andati anche oltre nell'ordinanza, perché abbiamo invocato un principio di precauzione per una serie di fatti che ormai sono reiterati nel tempo, quindi vanno anche insomma a intaccare un po' l'urgenza e la contingibilità. Guardate, ogni atto è perfettibile, il problema è che bisognava farlo in questo momento per il carico di emissioni che stiamo ricevendo e soprattutto perché in questo momento abbiamo il segnale che il gestore non faccia manutenzioni, non faccia controlli. A questo proposito c'è una pericolosità enorme a livello di emissioni, ma c'è una situazione altrettanto pericolosa all'interno. Parliamo di una struttura obsoleta che sta letteralmente crollando a pezzi, motivo per cui mi dico, ma quei 30 giorni che lei ha posto sicuramente non saranno idonei per risanare le cose, diciamocelo apertamente, se in 30 anni non sono riusciti a fare nulla, figuriamoci se ci possono riuscire in 30 giorni. Di qui il mio interventismo, nel senso di dire chiudiamola subito, tanto stiamo pur certi che tra 30 giorni, 40 giorni, quello che sia, saremo punto e da capo. Quello, a mio avviso, il ArcelorMittal è un cancro e il cancro va estirpato. Ma intanto quello che accade dentro lo stabilimento, come sapete, viene sorvegliato da altre istituzioni, da altri enti che non sono il comune. Noi valutiamo soltanto l'impatto sulla salute all'esterno dello stabilimento, sui nostri residenti e anche sui lavoratori ovviamente. Perché 30 giorni? Perché in qualche maniera non vogliamo lasciare alibi alla controparte di non aver fatto delle verifiche, di non aver raccontato qual è il suo progetto per Taranto, un progetto che noi oggi non vediamo ovviamente, ecco perché anche noi ormai siamo orientati, come dire, a soluzioni più drastiche. Devo dire che ci aspettiamo da un momento all'altro un loro ricorso al TAR con istanza di sospensiva, quindi visto la credine dei commissari Ilva, sembrava che fossero stati toccati su qualche nervo scoperto. Ma questo noi non lo giudichiamo. Tenore delle loro parole è evidente. È chiaro che ci saremmo aspettati di vedere i commissari da un'altra parte, non con ArcelorMittal, anche perché gran parte dell'ordinanza è come dire, indirizzata al gestore, non ai commissari. I commissari sono in copia perché sono chiaramente i titolari degli impianti, ma le misure non sono a carico dei commissari, quindi sì, credo sia stato uno scivolone di cui anche loro sono un po' rammaricati, ma non è questo il punto. Il punto adesso è costringere, come dire, quel negoziato a mettere al primo posto Taranto, perché oggi, per quello che sentiamo, per quello che informalmente si percepisce, il piano che si sta chiudendo col governo non mette al primo posto la salute, non mette al primo posto Taranto. E quindi non sarà l'ordinanza, come dire, a chiudere la partita. L'ordinanza è il primo, come dire, di una serie di iniziative, la prima di una serie di iniziative che è volta in questo momento a cambiare le carte in tavola. Noi non possiamo più consentire che di Taranto si faccia quello che si vuole. Il cantiere Taranto certamente apprezzabile, però mi sa dello zuccherino, del contentino, del contorno, quando invece va aggredito il male alla radice. Ben vengano gli interventi previsti dal cantiere Taranto, come dal CIS, ci mancherebbe, però il dente marcio va estirpato, non basta così indorare la pillola. Noi abbiamo scritto ieri tra gli altri... Chiedo scusa Sindaco, sento sempre le solite litanie, le belle parole di Turco, ma qui alla fine di giorno in giorno la situazione si incancrenisce. Il sottosegretario sta seguendo altre vicende in questo momento, non l'Ilva. Io devo dire che noi abbiamo scritto ieri anche al ministro Gualtieri proprio per chiedere garanzia sulle coperture finanziarie e proprio oggi ai parlamentari ionici abbiamo chiesto un impegno, quello di fare in modo che le risorse, come anche l'attività delle bonifiche, vengano portate avanti a prescindere da accordi capestro con ArcelorMittal. Questa città merita una compensazione per quello che ha dato 50 anni al paese, non certo possiamo indorare la pillola di un altro accordo
indecente per Taranto. Per concludere l'incontro di questa mattina con i parlamentari, però io, siccome non faccio sconti a nessuno, mi sono domandato, ma i parlamentari dei 5 Stelle rappresentavano i 5 Stelle o volevano effettivamente difendere le ragioni del territorio? Perché Patuanelli è stato molto chiaro, a Taranto costi quel che costi ci deve essere l'acciaieria. I parlamentari si trovavano in una certa situazione perché da un lato volevano portare avanti, almeno a parole, il discorso della riconversione, ma dall'altro però c'è il partito, i 5 Stelle, che li frena. È come dire, brancolavano nel buio e si arrampicavano sugli specchi. Ma io i nostri parlamentari invece li ho visti abbastanza lucidi, abbastanza onesti. Però i partiti di appartenenza li condizionano. Abbiamo affrontato il tavolo oggi spogliandoci delle casacche di appartenenza e dei ruoli. Io non ho fatto il sindaco, ho risposto solo in coscienza al tavolo, e credo che anche i parlamentari abbiano capito che devono un po', oggi abbiamo giocato intorno alle ipotesi dell'articolo 67 della Costituzione, il vincolo di mandato imperativo. Loro lo sanno che, e lo stanno facendo, si devono comportare solo da parlamentari ionici. Di Patuanelli, che credo non sia il principale artefice di quell'accordo capestro, mi faccia dire che è uno di quelli che ha lavorato per la chiusura del raccaldo di Trieste. Però non, su Taranto invece però ha detto... In questo caso mi aspetto di vedere le carte. Però su Taranto no, siamo sempre la sorellina povera. Se lo hanno fatto per Genova e Trieste lo faranno anche per Taranto, se no chiudiamo, gliel'abbiamo anche detto al ministro Patuanelli. Per concludere, sindaco, un sogno, Taranto senza Ilva, senza se e senza ma. Ma io dico Taranto senza inquinamento, che ma è l'Ilva, è l'Ilva il cancro. Se andiamo verso una... Non solo l'Ilva, non solo l'Ilva. Verso un accordo di programma con un'aria fredda, una valutazione del danno sanitario, c'è ancora possibile per, come dire, ragionare, è ancora possibile ragionare di una produzione. Altrimenti sì, il sogno è quello, chiudiamo. Non è più un sogno, è una realtà che abbiamo posto al governo. Chi vivrà, vedrà, e speriamo davvero di vivere, perché qui a Taranto la situazione neoplastica è gravissima.